Guardi, noi siamo qua in piazza tra i cittadini, abbiamo chiamato a raccolta tutta la popolazione perché crediamo che questo atto di mettere la fiducia sulla legge elettorale sia un atto estremamente antidemocratico. La prima volta è accaduto durante il fascismo, la seconda è accaduto in questa legislatura sull'Italicum, e questo vuol dire che il governo ha imposto al Parlamento di non discutere gli emendamenti, quindi di non confrontarsi con le opposizioni. Questo è il motivo per cui noi contrastiamo fortemente questa legge, per cui siamo qua in piazza a prescindere da quello che succederà nel palazzo. Guardi, noi non facciamo alleanza con nessuno, non l'abbiamo mai fatte e tantomeno le faremo in futuro. Quel che è certo è che anche partiti che oggi fanno opposizione sono partiti che ieri erano alleati col governo o addirittura lo sono ancora tuttora, oppure hanno governato per 15 anni con Berlusconi. Quindi noi di queste persone non ci fidiamo e come sempre facciamo accordi solo su temi che noi portiamo avanti e che sono nel nostro programma elettorale. Chiediamo semplicemente, diciamo, alle opposizioni ovviamente di votare contro nel voto segreto che ci sarà presumibilmente giovedì sera, ma in realtà chiediamo anche alla maggioranza, quindi ai deputati di PD, di avere un momento di buon senso in cui anche loro prenderanno atto che questa legge è una legge incostituzionale, quindi di non votare questa legge. La legge che è uscita dalla consulta è una legge sicuramente migliore di quella che i partiti stanno portando avanti adesso. Bisognerebbe fare delle modifiche per uniformare le leggi di Camera e Senato, però è una legge con cui si può andare a votare ed è noi chiediamo appunto di affossare questa legge e andare al voto il prima possibile. I numeri alla Camera sono quelli che sono perché derivano dal Porcellum, una legge elettorale scellerata con un premio di maggioranza incostituzionale, però questo non ci ferma dal fatto che dobbiamo protestare per una legge elettorale che non fa bene al Paese, non al Movimento 5 Stelle, al Paese, che consegna di nuovo un Parlamento di nominati, e questo nel 2017 è davvero uno scandalo, ulteriore scandalo, e noi siamo qua insieme a tutti i cittadini per cercare di bloccare questo scempio. Non porterebbe a un disastro peggiore, potrebbe portare anche a un risultato simile, ma il consultellum ha le preferenze. E in questo caso invece è un Parlamento di nominati, con le liste bloccate, scelte dai segretari di partito. Non è possibile. Su questa legge elettorale non c'era nessuna miglioria da fare, perché è un accordo chiuso tra Berlusconi e Renzi, dove hanno chiesto a Gentiloni la fiducia, Gentiloni l'ha concessa perché probabilmente il patto post voto è molto molto forte, hanno trovato un meccanismo per cui la fiducia le andava bene, Forza Italia farà la finta di uscire fuori e passerà e vedremo domani con il voto finale segreto.